Ciao, in questa guida ti mostrerò come sbloccare tutte 58 le ricette in Paper Mario, il portale millenario. Tieni a mente che all'inizio la chef Champignon potrà preparare piatti con un singolo ingrediente e solo dopo aver sbloccato e completato la sua richiesta nel centro reclami sarà in grado di preparare piatti con ben due ingredienti. Inoltre, completare il ricettario contribuisce a sbloccare il premio segreto di gioco. Detto questo, ti lascio la visione di tutte 58 le ricette, come prepararle e dove trovare i giusti ingredienti nel gioco. Puoi acquistare gran parte degli oggetti in tutte le botteghe situate nei luoghi principali di gioco, come ad esempio quella di Fannullopoli nell'area ovest. Non dimenticarti di passare anche al casinò Malapalma. Scambiando palmonete è possibile ottenere la dolcina per la preparazione dei dolci e che puoi trovare solamente qui al casinò, oltre a tutta un'altra serie di oggetti. Ti consiglio di visitare tutti i negozi presenti nelle aree di gioco per due semplici motivi. Il primo è che ognuno di loro ha una vasta scelta di oggetti. Il secondo è legato al costo. Il prezzo di ogni oggetto esposto può variare a seconda della bottega, quindi il mio suggerimento è quello di segnarti i prezzi più bassi e confrontarli prima di effettuare un acquisto, così da risparmiare qualche moneta. E poi ci sono gli oggetti speciali, quelli che non si possono acquistare all'interno dei negozi. Bisogna infatti interagire con l'ambiente circostante per poterli ottenere, come in questo caso. Interagendo con le foglie fuori dalla casa del sindaco di Borgofiore è possibile ottenere la tartafoglia, oppure giocando con Fufulvia nella grande quercia e facendole qualche semplice domanda, lei ci ricompenserà con un uovo strano. Ad Olong è utile acquistare un panino da Mastro Ciccio, oppure il rosso pica da questo impiegato. A Casal Crepuscolo si può ottenere un altro oggetto passando una notte alla pensione Crepuscolo. Dopo il risveglio Mario potrà ottenere la pescotta. Nel Tempio dell'Orrore bisogna usare l'abilità foglietto per incastrarsi in questa fessura, colpire l'albero e ottenere così la foglia dorata. Nell'isola tropico si può incontrare Waka, basta saltarci sopra o colpirlo con il martello per ottenere il bernoccolo. E si può fare la stessa cosa anche con gli alberi dell'isola tropico, ottenendo così sia il mango tropico sia la noce di cocco. Infine abbiamo la possibilità di acquistare la pasta a Sfoggi Hills in cambio di 50 monete. Ora che ti ho spiegato come ottenere tutti gli oggetti speciali, passiamo subito alla preparazione di tutte le ricette.
Thank you.
Queste erano tutte 58 le ricette presenti nel gioco. Se hai bisogno di altre guide per completare il titolo al 100%, ti lascio qui di fianco a me la playlist completa di tutte le guide dedicate a Paper Mario il portale millenario. Ricordati anche di iscriverti se ti sono stato d'aiuto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!